Buonasera, 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 buonasera. Sì, sì. Grazie, grazie, grazie. Questo codice perfetto dell'applauso, grazie mille. Allora, siamo qua, siamo finalmente qua per questo spettacolo, diciamo finalmente perché in effetti era un po' che si trepidava per riuscire a proporre di nuovo questo spettacolo straordinario. Quella di questa sera è una ripresa, qualcuno dirà come una replica, più che una replica direi proprio una ripresa, anche perché i protagonisti che saranno fra un po' sul palco sono molti, sono nuovi, per cui diciamo che per tutti, per noi, per voi, per loro, è una vera e propria ripresa. È la ripresa comunque di uno spettacolo che è stato ha debuttato nel 2016 con una replica nel 2017 e noi siamo molto contenti di avere avuto questa opportunità e questa possibilità di tornare su un palco. Questa ripresa nasce da una collaborazione tra i Lions Club Pesaro Host e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro col patrocinio del Comune di Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, e del Conservatorio Rossini. Io ogni tanto leggo perché quando si tratta di nomi e di indicazioni precise non si può sfuggire, per cui è importante insomma che io segua una certa scaletta, anche se poi ogni tanto mi distraggo perché sono talmente comunque coinvolto e appassionato di questo spettacolo che ogni tanto sfuggo e esco un po' dal seminato. Per questa edizione comunque 2022 il ringraziamento va ai soci Lions e Leos che hanno attivamente operato alla realizzazione dell'evento. Inizio a fare un po' di nomi: Maria Paola Giorgio, Giulia Giacinti, Gianluca Cerni, Sergio Luzzi Fedeli, Clelia Bisello. Voi siete qua, per cui molto probabilmente sapete di cosa si tratta, però avete il programma di sala, avete tutto quanto, però due cenni insomma vanno fatti. Questo spettacolo nasce da una serie, come tante cose belle nascono, da una serie di congiunture favorevoli. Nasce da una storia di musica, nasce da una storia di amicizia tra Carlo Pagnini, Giorgio Andreani e Fabio Masini. È partito tutto appunto legandosi a una storia di musica. Carlo Pagnini ha cominciato a frequentare l'orchestra che era diretta dal maestro Fabio Masini all'epoca, grazie a Giorgio Andreani che l'aveva introdotto, più per stare un po' nell'ambiente che per una vera e propria mira o un obiettivo. Poi succede che a un certo punto uno dei librettini di poesie di Carlo Pagnini, Sa un fil de luce, ormai introvabile, finisce tra le mani del maestro Masini, che viene colpito un po' da questa atmosfera, da questa cosa che esce da questo libro, e all'epoca non era ancora direttore del conservatorio, era comunque maestro di composizione, si lascia un po' colpire, si lascia un po' contagiare e insomma prova e si mette giù e tira fuori una composizione della prima delle poesie, forse la più famosa di Carlo, quella che si intitola Va, la Lumaghena per intenderci, e prova a farcela sentire e insomma era uscito un capolavoro. E allora a quel punto, sullo slancio di questo entusiasmo, nascono altri 8 pezzi e a quel punto non si poteva evitare di provare il test del pubblico. E allora, con un allestimento all'epoca appunto di orchestra e coro, parte questa avventura, e questa avventura ha avuto un esito talmente straordinario che è ancora nel cuore di quelli che l'hanno scoperto all'epoca, che l'hanno vissuto, e insomma c'era rimasta un po' a tutti questa voglia, e grazie a Giorgio Andreani che si è rimboccato le maniche a distanza di 5 anni dall'ultima replica e si è messo veramente tanto di impegno, poi lo faremo anche salire sul palco per il giusto ringraziamento, e insomma questa sera siamo tutti qua ed è veramente una cosa straordinaria. E vogliamo fare altri nomi, vogliamo fare un riconoscimento particolare a Giorgio Ricci, che è su in galleria, che insieme a Davide Pagnini lavorerà sulla registrazione video, uno dei piccoli dettagli che sono mancati nelle edizioni del 2016 e del 2017, era appunto la mancanza di una documentazione. Avevamo fatto qualche ripresa piccolina così, invece questa volta abbiamo voluto esagerare, e allora con un vero e proprio maestro del video come Giorgio Ricci e con Davide Pagnini, insieme alla collaborazione complessiva di Rossini TV, noi siamo qua a fare riprese audio e video, e tra l'altro con promessa da parte di Rossini TV, in sala c'è la direttrice Manuela Rossi, di
trasmetterlo e di farlo vedere. Non l'abbiamo detto prima perché sennò voi non venivate, invece no, voi siete tutti qua e poi dopo lo rivedrete sicuramente anche più volte in televisione. Altri nomi da fare: Renato Zampetti, che ha realizzato quei filmati di presentazione iniziali che avete visto qua e dei quali poi parlerà la presidentessa dei Lions. Giorgio Andreani, l'abbiamo detto, coordinatore generale, che ha reso possibile tutto l'evento. Infine il ringraziamento va agli artefici primari che hanno consentito la realizzazione di tutto quanto: Lions Club Pesaro Host, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e DT Consulting. Inoltre ci sono gli indispensabili sponsor, senza degli sponsor ormai non si riesce più a fare niente: Tecnovool, DMM, Crisci Group, Biper Banca e poi i partner tecnici. Abbiamo già citato Rossini TV, citiamo anche Scooter Comunicazione, a cui aggiungiamo i ringraziamenti al Lions Club della Rovere. A questo punto entriamo nel vivo con il saluto e l'introduzione della presidentessa dei Lions Club Pesaro Host, Paola Righetti. Grazie. Buonasera, sono Paola Righetti, il presidente del Lions Club Pesaro Host, che è uno degli organizzatori della serata di questa sera, e a nome del club che mi onoro di rappresentare vi porgo il benvenuto. I Lions sono un'associazione umanitaria internazionale che opera a sostegno dell'uomo in tutti i campi in cui si declina la sua attività e si declinano le sue esigenze. Avete visto prima dell'inizio della manifestazione scorrere delle immagini. Parte delle immagini che avete potuto vedere sono ciò che fanno i Lions nel mondo e sono mostrate sicuramente molto più espressive di qualunque parola che io possa dire per descrivere l'attività dei Lions. Le ulteriori immagini che avete visto ci sono ormai purtroppo divenute familiari perché rappresentano l'immane disgrazia che si è abbattuta sul territorio marchigiano e per la quale in questa sede abbiamo indetto una raccolta fondi. Troverete infatti un dei nostri addetti qui di sotto in platea che stanno cercando di raccogliere fondi per poter collaborare, per poter intervenire. Devo dire che tutti i Club Lion al momento dell'accadimento di questa sventura si sono attivati ognuno secondo le proprie possibilità per fronteggiare questo infausto evento. Ora, dicevo che il Lion opera nei plurimi campi in cui si esprime l'attività e si esprimono le esigenze umane, e quindi nel campo della salute, nel campo dell'alimentazione e anche nel campo della cultura, di cui la manifestazione di questa sera costituisce un'espressione. E sono orgogliosa anche di poter dire che oltre a questa manifestazione a cui tanto abbiamo tenuto, sia per poter onorare il nostro socio onorario Carlo Pagnini, sia per porgere un tributo alla nostra città di Pesaro che è capitale della cultura per l'anno 2024, e quest'anno il Lions Club Pesaro Host è anche impegnato nel restauro del coro ligneo della chiesa di Sant'Agostino. Se qualcuno può essere interessato alle attività che svolgiamo, vi invito a seguirci sia sul nostro sito sia su Facebook. E con questo invito social, che devo dire appartiene più alle generazioni successive alla mia che non alla mia, vi porgo i miei saluti e i saluti del mio club, vi auguro buona serata e restituisco il microfono al nostro presentatore. Grazie, grazie, grazie. Allora, come vedete andiamo spediti, andiamo veloci, perché in effetti quello che conta poi è il cuore dello spettacolo, che sarà musica e dialetto, perché quello che è la particolarità di questo spettacolo è proprio aver coniugato questi due aspetti, no? Da una parte abbiamo musica importante realizzata appunto dal maestro Masini, dall'altra abbiamo poesie in dialetto, che generalmente viene considerato la lingua quella che fa un po' ridere, eccetera, ma poi in realtà già da un po' di anni si è capito che il dialetto come lingua
racconta anche altri momenti della vita, per cui non necessariamente legati all'umorismo. Questa unione, che è nata così, come congiunzione d'arte, ha dato un risultato sul quale mi spendo volentieri a dirvi che, insomma, un risultato alto, un risultato importante, per cui fra un po' lasceremo il palco. Adesso però, a introdurre sul senso, sul significato e sul piccolo approfondimento su quella che abbiamo definito nel programma la lingua dei nonni, abbiamo lo storico per eccellenza della nostra città, il professor Riccardo Paolo Uguccioni. Signori, buonasera. Anzitutto un piccolo compito istituzionale, vi porto il saluto di Marco Martelli, che è il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, che è tra gli organizzatori della serata. Quanto al dialetto, colonna sonora dei nonni. Qualche anno fa una persona garbata, colta e curiosa di tutto mi coinvolse in una stranissima domanda. E la domanda, però era una persona linguisticamente poco attenta, come sentirete, mi chiese in buona sostanza quando il dialetto pesarese avesse cominciato a separarsi dall'italiano. E in questo separarsi era sottinteso a degenerare rispetto all'italiano. Con tutto il garbo possibile, perché era una persona veramente amabilissima, gli ho dovuto far intendere che la domanda era assurda. Non va proprio posta. Il dialetto pesarese, come ogni lingua volgare, nel senso nobile, dantesco se volete, è una lingua originaria. Deriva in qualche modo direttamente dal latino, anzi, se volessimo cominciare a fare le cose un po' più complesse, deriva perfino dall'antico Piceno. I linguisti, beati loro lo sanno, giurano che sia esistita una lingua nord-picena qui da noi. VII, V secolo avanti Cristo, qualcosa come 2500 anni fa, per intendersi. Che poi, dal IV secolo, sempre avanti Cristo in poi, prima di Brenno, per capirci, ha subito una forte contaminazione celtica, o galla, se volete, i galli senoni, e poi su tutto ciò, a un certo momento, è arrivato il latino. Il latino chiaramente ha amalgamato il tutto per la grandezza dello stato di cui era la lingua. Pesaro è colonia civium romanorum dal 184-186, non ricordo l'anno esatto, ma insomma da un bel pezzo prima, e chiaramente il latino qui è diventato lingua d'uso e a un certo punto direi lingua corrente. Certo, tenete presente che se Virgilio si è incontrato con Orazio, probabilmente lo hanno fatto perché Virgilio muore nel 19 a.C. e Orazio muore 11 anni dopo e vivono tutti e due nell'ambito augusteo. Sapete che Virgilio è più o meno mantovano. Orazio viene da Venosa, noi diremmo in Basilicata, lui non lo sa che è nato in Basilicata, è convinto di essere nato nella Daunia, ma noi chiamiamo Basilicata oggi quella zona. Ecco, è chiaro che i due si parlano e si capiscono, però avvertono l'uno nell'altro l'intonazione, l'alterità linguistica, come se voi parlate con un napoletano o con un veneto. Ecco, è dal latino che deriva il pesarese. È una lingua originaria, è una lingua nobile. La domanda dopo è una lingua? O è un dialetto? È un vernacolo? E qui ovviamente faremmo l'alba se cominciassimo a discuterne seriamente. Oggi vernacolo, come sapete, ha un valore più ristretto rispetto a dialetto, anche se di fatto lo usiamo come sinonimo. I linguisti dicono che un dialetto indica varietà più estese, il piemontese, il campano, per intendersi. Però da un punto di vista della linguistica, il veneto è una lingua esattamente come il turco, il giapponese o l'italiano. Una lingua è un insieme di parlate che fra di loro più o meno si intendono con suoni, parole, frasi, in certi ambiti interscambiabili. Se mi consentite un paragone arboreo, è come immaginare un enorme albero che procede
da un tronco, poi va su per i rami, come si dice. Il dialetto localmente inteso è l'ultimo rametto e il vernacolo è l'ultima fogliolina, ma tutti in qualche maniera collegati. Ricordo qualche anno fa il nostro bravissimo scrittore Paolo Teobaldi, che immagino tutti conosciate, mi raccontava di una sua esperienza in Sardegna quando era un giovane insegnante, molto amato dai suoi studenti, ma un ragazzino a un certo punto gli chiese, io non vi so fare il sardo ovviamente, più o meno gli chiese, professore, ma lei italiano parla? Perché strano parla, cioè con questo ribaltamento tipico di chi sente una parlata continentale che non è la sua. Vi devo dire che è capitato anche a me. Nei primi anni della mia esperienza di insegnante, insegnavo in Veneto, e una volta in classe, non so per quale motivo, ho usato il verbo vontare. Scusate, non c'è niente da ridere. Mia madre ha sempre detto, sta attento al latte che sennò vonta. Io ero sicuro che fossi italiano classico. Mi sono reso conto dalle facce degli studenti che avrei dovuto dire il latte trabocca, tracima, cioè qual è il verbo corrispondente. Insomma, sono andato a sbattere anch'io lì. D'altra parte vi posso dire che mia moglie, che è di origini tosco-umbre, custodisce il formaggio, che non vuol dire che ci metta una guardia armata attorno, come avrei pensato io le prime volte che l'ho sentito usare questo strano verbo. Semplicemente prende la cacciotta, la avvoltola in una carta che la faccia traspirare, la chiude bene e la mette via. Quello è custodire. Io non, in casa mia non si è mai detto. Insomma, scherzi a parte, il punto fermo però è questo, che per tanto tempo il dialetto è stato una lingua subalterna, popolare, anzi popolana, anzi volgare e non nel senso nobile di Dante. Credo che per fare... A me da ragazzo, da bambino, anzi, è stato vietato di parlare dialetto, sebbene fosse la colonna sonora dei miei nonni. Tra l'altro io ho un problema genetico, sono metà ariano e metà fanese. Mio padre era di Fano, quindi avvertiva immediatamente la mia intonazione. Io ricordo una sgridata che mi sono preso a 8-9 anni. A 8 anni la sgridata di papà è una tempesta. E non capivo per cosa. Ma come parli? Che cantilena fai? Io non capivo di cosa mi stesse. Insomma, il dialetto non si doveva usare. Nel mondo ecclesiastico avrebbero detto che era vitando, come dicevano quando studiavano il latino. Bisognava emendarsene. Poi è arrivata la televisione, è arrivato il maestro Manzi, prima ancora è arrivato il cinema. In mezzo fra i due è arrivata addirittura la radio. Insomma, tutte cose che hanno lentamente limato questa tendenza. Qualche anno fa, quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, con degli amici osservavamo come gli abruzzesi parlassero un italiano perfetto, con una lieve cadenza, ma non parlano più abruzzese. Mi sono andato a leggere il dizionario di Marcello Martinelli, dizionario del Pesarese, un libro estremamente ricco. Non so se avete mai posto mente a studiare le coniugazioni. Il verbo andè, andare, me avactet va lol va. Martinelli non mette il femminile, mi stupisco che non l'abbia fatto, perché il femminile diventa lia, la, va. Ora pongo un problema. Cos'è quella a intermedia? Me, a, vag. Che roba è, grammaticalmente? Il Martinelli, che è un fine studioso, si era laureato con Scevola Mariotti con una tesi sull'appendix virgiliana, insomma una cosa da impallidire, sul culex, che è un poemetto di questo appendix. Quindi è uno che sa le cose, non è un praticone. Dice che questa A è una specie di, lui lo definisce, un secondo soggetto. Un pronome rafforzato. Può essere, però tetva
mi sembra una forma riflessiva, un tu ti vai, tu te ne vai, non lo so. Però sarebbe interessantissimo da studiare attentamente. Al condizionale, me ai andria, ma la seconda persona, te t'andres. Oh, è vero che con i verbi di moto è un pasticcio dappertutto, in tutte le lingue. Una volta ricordo un mio amico russo che parlava benissimo italiano, avendogli ho detto, che ne so, vado alle poste, mi risponde, vado con te. Cosa si può eccepire? Però noi diciamo, vengo con te. Potevo dire, vado alle poste, lui vado al parcheggio, era perfetto. Ma se c'è congiunzione con la persona che ha parlato per la prima volta, non si dice più andare, si dice venire. L'italiano è una lingua tosta assai, è come... Mi sono andato a vedere il verbo pudè. Chiedo scusa a Carlo Pagnini che non ridirà sentendo la mia pronuncia, ma ho spiegato poco fa, che può essere potare. E in questo caso fa mea pod, tet pudeva, lol pudarà. Notate che la O della prima forma, mea pod, dice Martinelli, quando è tonica rimane O, altrimenti cambia in U. Insomma, il nostro dialetto ha le regole, ha una sintassi. Tra l'altro dopo dovrò chiedere a Carlo Pagnini come farebbe la prima persona plurale, perché io direi Noah Jim, ma Martinelli me ne mette un'altra, qualcosa tipo Noah Yandem, non mi ricordo più. Insomma, c'è poi tutto il terribile problema del come si scrive. E questo veramente è un problema drammatico che non abbiamo mai affrontato. Io ho l'impressione che per scriverlo correttamente non ci sono santi, tocca ricorrere ai segni diacritici. Sono quelle strane variazioni dell'alfabeto latino che vedete per esempio nel ceco o nel polacco. La serata si intitola Son fil di luce. Dov'è il suono C della C finale di luce? Non conta che voi lo sapete che in italiano si dice luce, non è da lì che viene. Io credo che l'unico sistema corretto sarebbe scrivere C con uno hacek, un accento circonflesso ribaltato, come si fa in polacco, come si fa in boemo. Però questo è un discorso talmente complicato che lo ha fatto poi tra l'altro Sanzio Balducci una ventina e più di anni fa, quando fece quel libro molto bello di raccolte complete, o almeno idealmente complete, di Odoardo Gionsanti. Però mi chiedo, non sarà il caso di elaborare un'ortografia, di mettere mano a una grammatica e una sintassi sistematica di questa lingua? Guardate che sarebbe complicata come quella del latino, eh? Però io la troverei affascinante. Mi avvio a concludere, ma vi devo ancora dire di un rimpianto e di una suggestione. E qualcuno di voi se lo ricorderà, ormai è morto da più di 20 anni, tutti e due fanno capo a Gilberto Lisotti, che era un preside della nostra scuola. Lisotti una volta mi raccontò, in via San Francesco, ancora me lo ricordo, mi raccontò che aveva trovato, ovviamente in Oliveriana, tra i sonetti, ci sono milioni di sonetti custoditi nei manoscritti oliveriani, due sonetti che lui attribuiva al Passeri, a Giovan Battista Passeri, che disse sarebbero interessantissimi da pubblicare perché il Passeri motteggia, beffa, scherna, vedete voi, gli ebrei del ghetto. Sapete che noi abbiamo un ghetto, no? Fra 1633 e 1860, quindi durato 230 anni. Se percorrete la via Castelfidardo, l'avete a sinistra. Di fronte alla libreria, il catalogo, c'era il ghetto, per intendersi. Siccome non abbiamo nessuna traccia di come parlassero gli ebrei del nostro ghetto, che avranno sicuramente usato l'ebraico nelle preghiere, ma nel parlare quotidiano, è supponibile che usassero un pesarese un po' particolare. Purtroppo poi Gilberto Lisotti non ha fatto in tempo a farmelo avere questo testo da pubblicare perché, ahimè, come a tutti capita, è morto.
La suggestione mi viene sempre da lui e l'ha accennata poco fa anche Paolo Pagnini. Ma com'è che il dialetto pesarese è parride? Perché è per scherzare? Perché è per giocare? Se andiamo a vedere una commedia in dialetto, sappiamo di certo che sarà una specie, scusate, di zelig, qualcosa da ridere dall'inizio alla fine. E perché mai? Il dialetto è una cosa seria. Edoardo De Filippo ci ha ampiamente insegnato che con il dialetto si possono, o pensate anche alle forme del Veneto, si possono tratteggiare situazioni serie, anche tragiche. E invece il dialetto ha questa implicazione da noi. Abbiamo anche ragionato, mi ricordo, ma senza arrivare a conclusioni. Sì, può essere l'altezzosità dei nobili che scherniscono i popolani, ma è convincente. L'altezzosità dei cittadini che scherniscono i contadini che arrivano in città senza scarpe e se le mettono alle porte per darsi una parvenza di cittadinanza qui fra di noi. Tutte ragioni che possono concorrere, però che non spiegano perché nel pesarese, fino a qui, non sempre, ma prevalentemente, il tono sia stato questo decisamente molto sommesso. Concludo finalmente ringraziando davvero per questa bella serata e con parole di plauso ed incoraggiamento sia per Carlo Pagnini sia per tutti gli altri cultori del dialetto pesarese. Il fatto che da Edoardo Giansanti in poi, quindi da circa 140 anni, stiamo cominciando a mettere su carta, nonostante le difficoltà che vi dicevo prima, questa lingua è un aspetto bello per noi, ma anche prezioso per i posteri, oltre che per noi stessi. Anche perché prima o poi è finito il latino, figuratevi se non finirà il pesarese. Grazie. Bene, 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 bene. Allora ringraziamo il professor Riccardo Paolo Guccioni, avete seguito benissimo questa lezione, come tutte le lezioni, quelle fatte bene, adesso questa va assimilata e dimenticata. Dimenticate tutto perché dovete abbandonarvi alle emozioni per riuscire a seguire, anche perché in realtà voi avete tutti il librettino del programma, tra l'altro nel librettino c'è tutto quello che è in programma, il fuori programma non c'è per definizione, nel programma il fuori programma non c'è, ma ve lo preannuncio già. Dicevo, il bello di tutta questa situazione è che le poesie in dialetto comunque si appoggiano in maniera straordinaria, si fondono in maniera straordinaria con la musica, per cui tutto questo sicuramente ci darà delle emozioni al di là di quella che è la comprensione della singola parola, la comprensione del singolo verso. In ogni caso, nel programma di sala ci sono anche le traduzioni delle poesie, questo magari per dopo, per guardarle a casa, quando vorrete. Allora, io adesso riscorro il foglio che ho qua e vedo che a questo punto è il momento di chiamare i tre protagonisti tanto evocati per lasciare poi a loro il palco e soprattutto per fare in modo che loro possano chiamare orchestra e coro. I tre protagonisti sono Giorgio Andreani, Fabio Masini e Carlo Pagnini. Io vi lascio loro, vi lascio e niente, e scendo in platea con voi per vivere insieme a voi l'emozione. Abbandoniamoci a questa emozione e viviamo questa grande serata. Grazie ancora. Ma io devo solo lasciare la parola a Carlo e poi al nostro grande maestro Fabio Masini, che abbiamo conosciuto in tempi ormai un po' lontani, però ci ha lasciato una grande esperienza, una grande passione per la musica e per me, non ultimo, per il dialetto. Io sono nato da piccolo, si parlava solo il dialetto ed ecco perché io con Carlo ho stretto una grande amicizia. Io e lui parliamo in dialetto e il suo dialetto, le sue parole rivestono e hanno tanta, tanta, tanta saggezza, saggezza di vita. E per me Carlo è un maestro di vita.
No, non facciamo tanta lunga, perché ma questa gente va via. Niente, io volevo dire due parole prima di appunto salutare sia Giorgio e Carlo, che chiaramente tornerà per leggere le poesie, le sue poesie, per interpretarle dalla sua viva voce. C'era quella vecchia canzone, diceva quattro amici al bar, in questo caso siamo tre, no? Siamo tre. Però devo dire che veramente questa cosa è nata sull'idea proprio dello stare insieme e dall'amicizia. Poi dopo è diventata qualcos'altro che adesso vi andrò a raccontare. Quindi io saluto Giorgio, lo ringrazio perché è stato veramente l'organizzatore a piene mani di questa serata. Ringrazio il nostro poeta e chiamerei sul palco l'orchestra. Grazie. Allora, intanto che si siedono e si sistemano, volevo dire che tutti i musicisti che qui vedete sono tutti studenti laureati al Conservatorio di Pesaro, e questo per me è un grande onore. E ora chiamerei sul palco anche il coro, che è il coro filarmonico Rossini. Allora, prima lasciamo intonare un attimo l'orchestra. Ecco, a questo punto vorrei dire semplicemente due parole riguardo alla combinazione tra dialetto e musica. Allora, a me veniva da pensare quando da ragazzini, giovanissimi, si ascoltavano i brani dei Beatles o brani comunque in altre lingue, non in dialetti, ma proprio in altre lingue. Spesso e volentieri succedeva che noi seguivamo più la musica che le parole, no? Poi le parole magari le approfondivamo dopo, e dopo riuscivamo a capire quel testo, quella canzone, di cosa parlasse. Il lavoro sul dialetto credo che abbia qualcosa di analogo, perché si dice che il ceppo, diciamo, del dialetto, quello che in questa serata verrà realizzato con la musica, è un dialetto che parte da Ravenna e arriva sino circa a Senigallia, dopodiché diventa incomprensibile. Questo cosa vuol dire? Vuol dire allora che questo spettacolo tutto al più si può realizzare in un ambito geografico abbastanza circoscritto, poi tenendo conto che io, che sono di Saludecio, quindi frequento la Romagna, e non a caso Carlo Pagnini spesso mi chiama Marchignolo, e quindi sento che in effetti ci sono delle similitudini, ma come si dice dalle mie parti, la piadina la fanno tutti uguali, ma ogni tanto qualcuno li mette su, no? Quindi tutto si somiglia, ma ognuno lo personalizza in qualche maniera. Per esempio, io mi ricordo che le prime volte che venivo a Pesaro rimanevo sbalordito del fatto che molti concludessero una frase col perché. Se agita al mercato perché? A me veniva a dire perché sì.
E invece non bisognava rispondere a quel perché, era una conclusione. E quindi mi rendo conto che ci sono degli intercalari o anche delle situazioni che sono difficili da interpretarsi. Poi c'è un riferimento importante per quello che mi riguarda, che è Tonino Guerra. Tonino Guerra, che voi sapete, è un poeta di riferimento della zona di Rimini, Pennabelli, ma anche di tutta la cinematografia di Federico Fellini, scrisse un poemetto che si intitolava Il viaggio ed era in dialetto romagnolo e fu musicato da Fabio Vacchi per il Comunale di Bologna, quindi diventò un'opera. Lì mi scattò l'idea che in realtà il dialetto ha una forza incredibile. Perché? Perché spesso e volentieri prevalgono gli umori, prevalgono i suoni che ci mandano un messaggio. La stessa cosa che parlavamo prima per una canzone dei Beatles, una canzone in una lingua che magari inizialmente non conoscevamo. Ora, le poesie di Carlo, intanto, ultima cosa, le poesie di Carlo, questo piccolo volumetto in realtà contengono temi universali, contengono temi drammatici, alcuni temi invece che fanno sorridere, quindi c'è l'allegria, c'è la tristezza, c'è la riflessione, ci sono tanti umori. Io da ciascuna di queste 9 poesie che voi sentirete musicate questa sera ho cercato di ricavare delle immagini che mi venivano in mente leggendo queste poesie. Quindi cominciamo con la prima. Quella che si intitola San Fil de Luce, che poi dà il titolo sia allo spettacolo ma soprattutto alla rassegna, al libro di poesie di Carlo, io l'ho interpretata come una sorta di preghiera laica, perché è il suo desiderio di portare lontano dalle difficoltà, dalle miserie del mondo le persone a cui si vuole bene. E questo è un messaggio potentissimo. E allora mi è tornato in mente, proprio per riprendere un attimo Tonino Guerra, che ci fu un film girato nelle nostre zone tra Saludecchio, Mondaino, Morciano, che si intitolava La Domenica Specialmente, ed erano 4 pezzi. Uno tornatore, uno c'era Bertolucci e l'altro era Barilli, un regista importante. Questo Barilli aveva introdotto questo film nella vita ferragostana di Rimini, in un caos dove sentivi tutte le discoteche, il rumore, il suono, la gente che ballava sui tavoli, un baccano infernale, fino a un certo punto si sente un'esplosione. Diventa tutto buio, tutti guardano verso il mare e in questo buio e in questo silenzio emergono delle cattedrali dall'acqua infuocate, delle cattedrali di legno infuocate. E da queste cattedrali di legno infuocate si sente questa litania come una sorta di preghiera lontana che piano piano si avvicina. San Fil de Luce. Ora Carlo ve la interpreterà. Grazie. Adesso non dico più niente perché sennò... però c'è questo problema, che quando si è sul palco parlare è necessario. Però lo facciamo troppo spesso con la bocca per le orecchie, questo lo dico sempre, ma poche volte con il cuore per l'anima. E come si entra nell'anima? Questa sera, se volessi indirizzare a tutti voi, a ognuno di voi, 2 parole all'anima, come la trovo? Si entra nel nostro corpo, dove l'anima trova posto, solo attraverso gli occhi. E attraverso gli occhi si entra solo con un raggio di luce. Ed è per questo che questa sera spero faccia l'effetto che fa quando lo dico a tu per tu, a una persona sola, lo faccia anche per la moltitudine che siete. Sa un fil de luce avriani dentro te, sa l'anima il pensiero tria rubè,
e porta via distante, in docancè, tutte le miserie umane creiamo che. Grazie. Alla voce Paola Lorenzi, dirige Alex Russo. San fil de luce avria, avria lì dentro a te, sa l'anima e pensier, et fria rubè, e pur del via distant, distant in il secondo brano che ascolterete è un brano molto particolare e si intitola El tu ricordo. In questo caso dovete immaginare l'idea di un signore che potrebbe essere anche lo stesso Carlo, vicino al mare. Avete presente come si faceva una volta in primavera, che si tiravano, si arrotolavano un po' i calzoni, si stava lì vicino al bagnasciuga. E lì si stava con questa onda che arriva sui piedi e poi ritorna via, arriva sui piedi e ritorna via. E Carlo dice una frase di un divertimento incredibile, perché dice: varrà la pena a stessa epidamol, come dire, qui va, che senso ha che io stia qui davanti a questo mare che fa avanti e indietro, con questi piedi che sprofondano nella sabbia tra i garagoi, gli puraci. Quindi quasi un senso di leggerezza, siccome
Edoardo Giansanti, il Pasqualone, di cui Carlo, secondo me, è il più grande interprete pesarese, diceva sempre che è il pesarese le mezzo francese. Allora, proprio sull'idea che questo pesarese è un mezzo francese, l'idea che ho voluto cercare di racchiudere in questo pezzetto era la profondità e la leggerezza di un vals musette francese. Quindi questo che ascolterete, dove lui mette insieme questo momento proprio così di infinito, dove lui guarda il mare e si lascia portare questa sabbia che va avanti e indietro sui suoi piedi, ma al tempo stesso con un ricordo che chiaramente gli emerge guardando questo infinito del mare. È il tuo ricordo. Quando era agosto, a stessa ipida mol, l'acqua del mer la porta via la rena, senza domandare se vale o no la pena a sprofondare tra mezzo a tutte le bolle. I sassolini fuggono avanti in dria, s'agaragoi e coccio il depulace, tra un sciacquadeci che invece di un rumorace te lo senti come una vera melodia. Ah, se si potesse far capire il bel di quel che intunca il mentre spo carpì dalla bellezza di quel ritornel, come alla sera prima da dormire, quanto è nel tuo ricordo del mio cervello, a sprofondè pien pien per fare strapì. Quando era questa stessa epidamon, l'acqua del me la porta via l'arena, senza domande se vale o no la pena da sprofondè tra mezzo a tutte le bolle. Sassolini fuggi avanti in dria, s'agaragoi e cocciol de purac, tra un sciacquadec che invece tu rumorac, te lo senti come una vera melodia. Oh, se spudessa fe capì il bel de quel che il mentre spocarpi dalla dolcezza de che ritorne. A sprofondè pien pien par pestra pi. Thank you.
Una piccola curiosità. Quando fu fatto la prima volta, fu realizzato la prima volta come progetto di istituto al Conservatorio di Pesaro, Alex Russo, che oggi dirige, era uno studente che suonava il clarinetto. E il maestro del coro, che è il maestro Federico Raffaelli, al quale rivolgerei un applauso, era uno studente che cantava nel coro. Quindi diciamo che ecco, questa è anche una cosa molto bella, che questo spettacolo sta andando avanti con i giovani che succedono quelli che l'avevano presentato per la prima volta. Quindi un grazie a questi giovani. Che spaventosa calma c'è questa sera, non si muove una foglia, non tira un filo di vento. La luna non è sorta addirittura, vicino a me c'è soltanto un'ombra nera, sta parlando di te, delle tue fattezze, mi fa rivedere gli occhi, i tuoi capelli. Allora vedete che vi ho letto solo un frammento, una traduzione in italiano di quello che andrete a ascoltare tra poco. Finiamo il pezzo e poi riprendo. Ok, grazie. Questo brano, guardate che l'inizio dice che spaventosa calma c'è stasera, che spaventosa calma. Per cercare di inventarsi delle situazioni musicali, io ho voluto cogliere proprio questa paura, che è quella paura che solitamente precede qualcosa di catastrofico, perché è una calma spaventosa, no? Spesso questo momento presagisce qualcosa, poi in realtà quest'ombra in realtà è qualcosa che a lui gli è cara e quindi pian piano diventa qualcos'altro, ma l'inizio è questo spavento. Quindi questo urlo che sentirete da parte dell'interprete, della cantante Paola Lorenzi, segna proprio questo momento di terrore, di paura. E la sigla iniziale con la quale inizia l'orchestra dà proprio l'idea di questa spaventosa calma. Ora l'interpretazione chiaramente in dialetto della poesia a Carlo. Che spaventosa calma c'è stasera. Non si muove una foglia. Non tira un fil de vent. La luna non è venuta sopra niente. Vicino a me c'è solo un'ombra nera. La sta parlando di te, le tue fattezze. La marfa vede gli occhi e i tuoi capelli. La me trasporta in ti momenti più bei. Mentre la trem de begge de cres. L'avria cavem dalla malinconia, urlè, piagna, sciamè, e chiappè il vol, per non lasciar morire di nostalgia. Ma el scur de la notte, la foga, le parole. La gente la dice che è tutta una bugia che ho inventato per non armare sol. Super niente, vicino a me c'è solo un'ombra nera. La luna non è nuda, super niente, vicino a me c'è solo un'ombra nera. La sta parlando delle tue fatezze, la marfa vede gli occhi, i tuoi capelli. La me trasporta in ti momenti più belli, mentre la trema de becce e de carezze. Thank you.
la neve nuda su Barmiente, vicino a me c'è solo un'ombra nera. L'ubriaca venta la malinconia, urle piene a saber chi ha bel vol, or non lascia morire nostalgia, poi scurlano la voga le parole. La gente la dice, le tutta una bugia, che io inventé per non armare solo. Vedete che abbiamo anche i tempi dei primi pezzi dei Beatles, 3 minuti. Allora, quello che il brano che vi voglio fare ascoltare adesso e che per certi versi adesso anche i miei colleghi rimarranno un po' così. Mi fate l'idea del vento quando fate voi tre? Sentite il vento, eh? Questo è il vento fatto con gli ottoni. Sentite il rossignol col flauto, oppure assieme al clarinetto quella volatina dove ci sono gli uccellini che volano via. Ecco. Allora, Les Mistranets, il brano che andremo a ascoltare adesso, parla di una forma difficile, difficile per noi, perché non siamo più abituati all'idea che una persona, raccontando una storia, un amore, un'idea, lo possa raccontare attraverso una forma di polifonia. Polifonia vuol dire più voci. Quindi se occhi dolci e soavi, no? Un madrigale del 3 o 400, noi lo applichiamo, sentiamo più voci che dicono le stesse parole, magari inseguendosi queste parole. Siccome Les Mistranets, io leggo rigorosamente la traduzione in italiano, si prestavano veramente per immaginare un madrigale contemporaneo, un madrigale scritto oggi, dove queste immagini del vento, dei rossignol, dei fantasma che corrono sugli scalinoni dei vecchi palazzi, e dice: le mie stranezze vagando insieme con il vento cercano favole fatte di parole nuove negli scalinoni delle case dove si muovono le ombre dei fantasma al posto della gente. Vanno a rubare i gorgheggi ai rosignoli. E quindi tutte queste immagini, che erano le immagini che tipicamente dal 300 fino al 500 i compositori italiani, non solo italiani ma anche fiamminghi, si dedicavano per costruire delle storie che avessero dentro di sé la musica. E in questo madrigale di musica ce n'è veramente tanta. Allora in questo caso sentirete che il protagonista di questo brano sarà il coro, che canterà a più voci raccontando tutte queste cose che si rincorrono, e questi strumenti inizialmente faranno quello che facevano nei madrigali le voci, cioè cercheranno di evocare gli uccelli, il vento, quindi tutti gli elementi tipici dell'onomatopea. Quindi, a questo punto, chiamiamo Carlo per leggere l'originale in dialetto. Les Mistranets
vagando insieme al vento le cerca favol fa de paronov tiscalinond le chiese dove che smuove le ombre di fantasma al posto della gente le va a rubei gorgheggi ma i rosignol la musica cranage dei ciuflet cana l'argent la luna che l'aurora smana la brena dell'erba spindolont le col le sa capire le storie signet le men quelli che racconta ioi senza parlè le sa mischia i mister sei fat più stren ma però l'enna parol per arcontè gnanca tunchi moment che siamo insieme che la favola che la malighet ma te. Ora il brano che andiamo a ascoltare adesso ha una strana analogia con una poesia, mi ricordo, una poesia di Stefano Benni,
scrittore bolognese, che diciamo si trova davanti allo specchio per farsi la barba la mattina e parla alla sua anima, dice l'anima, io l'ho visto una volta, la mia anima mi era uscita di bocca come il fumo di un sigaro, mi ha chiesto se ero stanco di vivere, ho detto sì, ma vorrei insistere, e con un gemito tornò al posto solito, è paziente l'anima. Perché mi è venuta in mente questa poesia quando ho letto quella di Carlo Anash Amor? Perché c'è questa immagine di questo uomo davanti a questo specchio e accade qualcosa per il quale a un certo punto questo chiodo si stacca, lo specchio cade e lui che spaventato guarda questi specchietti, gli specchietti gli rimandano la stessa immagine di lui preoccupato. Per questa ragione sentirete che l'orchestra, quando Paola racconterà questa storia di Anash Amor, sentirete questa orchestra che farà dei grappoli di note a caso, proprio perché quando si spacca un qualche cosa come uno specchio, si spacca sempre in maniera diversa. Quindi le note le sceglieranno loro di volta in volta. Buon ascolto. Davanti a me, del specchio, la mia figura muta, la mia fissava muso a muso, e me la contemplava un po' confusa nel vederla a se severa, a se sicura. E c'è un chiotto che si è spicciato dal muro, che l'ha fatto la doccia tutto con cien, e sparpaiati come tanti fiolini che spaventati di branco la tescura. Ma il giorno il nasce anche se un altro il mor, senza l'aiuto della stima o del disprezzo davanti all'impotenza del stupor. Forse per questo, da quando t'ho incontrata, gioia e torment marduce l'anima pez. E a nasce e a mor cent volte una giornata. Fissava mus a mus e me la contempleva un po' confusa del vedla a se severa, a se sicura. E stet un chio che il se spicce dal muro, chi l'aia fatta arduccia tut con c'è e sparpa iedi come tan fiulin che spaventet i branco late il scur. Mo il giorno nasce anche a se una all'impotenza del stupore. Un giorno nasce, anche se un altro è morto, senza l'aiuto, la stima del disprezzo, davanti all'impotenza del stupore. Forse per questo, da quanta t'ho incontrata, gioia e tormenta, marduce l'anima a pezzi, e a nasce amore, c'è il volto una giornata. Davanti a me, te spegne la mia figura muta, la mia fisseva mus a mus, e me la contempleva un po' confus, del vedla a se severa, a se sicura. E stet un chiodo che se sfice d'amor, chi l'hai amata arduce tut con c'è, e sparpaiedi come tan fiulen, che spaventè i brancola del scur. Moi giorni nasce, anche a sé un altro il mondo, senza l'aiuto, la stima o del disprezzo davanti all'impotenza del stupore.
giorno il nasce, anche se un altro è il mondo. Senza l'aiuto, la stima del disprezzo, davanti all'impotenza del stupore. Forse per questo, da quanta t'ho incontrata, gioia e tormenta, marduce l'anima a pezzi. E a nasce a morte, 181 giornata. Abbiamo saltato un segreto? Fantastico, abbiamo saltato un segreto. Allora lo facciamo adesso. Allora, come avete notato, tutti i pezzi sono veramente molto brevi, sono quasi degli aforismi musicali. Questi aforismi musicali sono talmente concisi e con dei frammenti che sembrano delle cose che noi abbiamo già ascoltato. Un segreto che andiamo a fare adesso, praticamente dovete immaginare come se fosse uno stornello che avete sempre ascoltato, magari nella zona di Napoli. Perché in realtà buona parte di queste poesie che coinvolgono un'idea del popolare, il coro, che canta e canta a volte in maniera colta, come con le minstranezze, il madrigale, e a volte in maniera popolare come una canzone popolare che abbiamo sempre ascoltato, che abbiamo sempre pensato che fosse già esistita. Quindi a questo punto eseguiamo un segreto, ok? Ma a me mi piace già parlare salmer, al so che altrove le volte l'umor nero, la rabbia perché il pizzica i gabien, la schiuma per la beva d'un cristien, e spruzza e soffia fort l'aria saleda e sbota contro i scogli finita la strada. Me cerda di qualcò per fel calmè, non sa che me vuoi bene anche slexè, e pian pianin e scalma e diventa buon, e poi il vuca e arconta i mimagon. Dopo il me tocca i pizza un'onda reccia, e se una botta d'vento e il mio scappeggia. Ste dialogo è un segreto per tutti due. L'ol sa capima me e me malò. Agia parle salme al so caltro le volza l'umor la rabbia perché il pizzica e capie la schiuma per la beva d'un cristiano spruzza e soffia fort l'aria salena e sbotta contra i scogli finint la strada. Yeah.
cerca da di qualcosa per fel calme lo sa che me ai voi ben anche sli axe e pian piano scalma e tenta po e polvo che arconta e mi mago dopo me tocca i pizza un'onda sa un'onda riccia e sa una bota d'vent e me scappiccia ste dialogo l'è un segreto par tutti do l'ol sa catima a me e me come la sarà una stella, come sarà una stella da vicino. Questo è un brano che è proprio pensato come il bambino che di notte d'estate guarda verso il cielo e guarda le stelle e si fa questa domanda, no? Del tipo chissà se vista da vicino è così bella come la vedo da così lontano. Quindi questa è una cosa talmente leggera che ho pensato sempre che fosse bene pensarla come un piccolo valzer, sempre legato alla leggerezza del valzer francese. Come la sarà una stella. Questa è dedicata a tutti, ma particolarmente alle donne, perché quella stella per me è una donna. Come la sarà una stella da vicino? La sarà sempre splendida e lucente? O la sarà una pietra convaliente? Davvero l'Elia che la fa il nostro destino? Perché la smetti in mostra sul di sera? E dove la fuggi quando viene la luce del sole? La capirà se i dic senza parole che la mi piace tanto? E l'amor mio le vera. Quante domande carman senza risposta. Le nasce il cor e dentro al cor le mor. Lei è un tormento che cerca a tutti i costi. E il resto te percannava più valore. La luce
che guarda l'ombra mezzo nascosta, la te vive dentro e la te dà calor. Sarà una stella da vicente, la sarà sempre splendida lucente, o la sarà una pietra clanvagnente, d'aver l'elia calfa nostre destin, perché la smetti in mostra sol de sera, in doc la voce quant'è la luce del sol, indoc la fuggi quando ven la luce del sol. Sai dic senza parole che la me piace tanto e l'amor mio le vera, quante domande carman senza risposta le nasce il cor ed entra il cor le mor. Lei è un torment che cerca tutti i cost, e il resto per cannava piova l'uomo, ste per cannava piova lui. Cla luce che t'guard dall'ombra med nascosta, sai dic senza parole che la me piace tanto e l'amor mio le vera. Ora il pezzo col quale io e Carlo abbiamo cominciato a collaborare, che è il pezzo più famoso, credo, proprio anche per la città di Pesaro, che è Va, è quella della lumachina.
Allora, ritornando alla parte iniziale, San Fil de Luce, ho sempre pensato che tutte queste poesie forse bisognava semplicemente leggere senza farci la musica sopra, oppure farle San Fil de Voce, no? Perché sono talmente intime, talmente, come dire, raccontano qualcosa di così personale che forse già l'orchestra, il coro è già tantissima cosa, no? Proprio per questa ragione, questo fu il primo pezzo che io feci sentire a Carlo e dissi: guarda Carlo, potrebbe venire fuori qualcosa del genere, pensi che possa essere un'idea giusta? E Carlo rimase entusiasta e disse: certo Fabio, dobbiamo andare avanti, questa cosa a me piace. Chiaramente la poesia è la cosa, la musica è un'altra interpretazione, ma credo possa essere interessante. Quindi questi sono stati i primi passi per questi 9 brani, la Lumaghena, ossia va. Dopo però non alzatevi, andate via, eh. Va, Lumaghena, va. Non ti fermè. Va sempre avanti e non ti scoraggiè. La strada, l'anne è bella e l'anne è liscia. Ma va lo stesso. Dot pas. Armando la striscia. Thank you.
Fabio Masini. Ora concludiamo con l'ultimo brano, che è un spiritel. Questo brano è qualcosa che sfugge, che scappa via, che dice alla luce calando di colpo la cancella spietatamente e scappa via. E tutto a un tratto questa cosa che non si riesce a afferrare, lassù in alto diventa una stella. Mi puoi fare al pianoforte la parte della stella? Quindi a un certo punto questa cosa che sfugge con i gabbiani, questa barca che sta andando in mezzo al mare, sfugge, arriva in alto e diventa una stella. Un spiritel, Carlo Pagnini. Un spiritel, insieme al subugat, e il vagoleva trascurè descalz, pigre indolent, salpass incerta, a sbalz, con va sora la neve le sam dungat. E il brancoleva dria l'ombra sua, guardandola a scivolè come un'inguella, tra i canabucci e i raggi del sol che brilla sotto i crochei, che va sal vento in prua. Sfioreda a malapena, l'ombra viva, pareva che la potesse anche fermela. Invece, come un sparvengolo la sfuggiva. La luce, calante chiop, e la scancella, spietatamente e senza alternativa. Da quel momento del cielo si è accesa una stella. De che momento il cielo
чесна стела. Allora, io vorrei ripresentare gli interpreti di questa serata. La cantante Paola Lorenzi. Vorrei chiamare qui davanti il maestro del coro Filarmonico Rossini, il maestro Federico Raffaelli. Quindi un ringraziamento al direttore d'orchestra, il nostro Alex Russo. A questa piccola orchestra del Conservatorio di Pesaro, al coro filarmonico Rossini. E a questo punto, al centro della serata, vogliamo fare il grande applauso al nostro carissimo poeta Carlo Pagnini. Voglio dire un piccolo aneddoto, tanto cagia storia questa. Fuori ha smurciato anche tutte le luci per risparmiare la corrente. Dunque, questo qui è la settima volta che lo facciamo. Tre volte il promo, tre spettacoli completi. E questo che è il settimo. L'ultima volta c'erano degli studenti come questi che erano indiani, giapponesi, coreani, americani, tedeschi, c'era di tutte le qualità. Quando sono andati via, alcuni di loro hanno formato dei piccoli gruppi, quanto piccoli non lo so, perché un indiano quando gli dice una roba piccola
e hanno rifatto dei gruppi e si sentirà cantare in giro per il mondo il dialetto pesarese. Pensate che miracolo. Allora io credo di interpretare la volontà, l'interesse di tutti quanti nel chiedere a Carlo come nascono queste poesie attraverso una sua poesia. Quindi chiedo agli orchestrali di sedersi, come nascono e dove nascono. E quindi lascio la parola a Carlo. Sì, questi li lasciamo tutti qui, porretti dopo chi ha fatto fatica. Però qui state zitti, là dietro bagaglietto lì, eh. Qui è più facile. Però voi tutti in piedi, vabbè. Io avevo immaginato, perché succede sempre così, che mi chiamano per dire qualcosa alla fine, allora l'ho già portata. Cioè, come nascono? Dove nascono? Di solito si dice che nascono nel silenzio, nella solitudine. Ma a me mi piace un bel po' il bacan, la confusione. Quindi da me sono nate per la strada, con gli amici. E in una specie di salone, grande come questo, se avessi soldi al faria dentro a casa, per chiamare tutte le sere. Ogni tanto, senza ragione, a Martrovi, in un salone dove un po' la voce rimbomba come dentro in una tomba. Del piancit fa confusione un scroll d'roba ravastone e in ti vetre si rispecchia tutta la roba, nuova e vecchia. Per sia tutta porcheria buona solda butte via, anche se la nostra vita tante volte ci è servita. E tu trovi sbotta, ma lei senza stai tanto a pensare, poi dopo a se mi chiede, le va finire dimenticare. C'è un ritratto, una gran cornice di mio nonno, già diventato grigio, un bel libro, mezzo aperto, dalla polvere tutto scoperto, trapassato da un buco, una scheggia che nessuno potrà più leggere. Le sacoche di un gran capote, dalla guerra del disdot, c'è che è di un nastrin, d'un dai bronzo d'un soldatin. Tu manubrio di bicicletta, mesle a forma di sacchetta, le pelsec de docunei. Una ciocca de capei, un pantofolo, un bretin, un cassetto per in figurin, un bruchet, un foi di luneri, una corda d'un siperi, un ceslena, un scaldin, una morsa, un mandolin, una tessera, un distintivo, un crocifisso, se il Signor vive. E una gran lettera d'amor, profumata e dentro un cor. Tu una confusione che se nel socco sta a fare senza poter muovere un dito. A me sento come smarrito. Un po' d'ordine al vria fe, ma non so neanche dove mi c'è. Hai avria bisogno d'aiuto nel domanda, hai armammut. A me sento pietrificato tra le robe abbandonate. Tutte le volte che mi trovo, ma lei so sempre da per me, inchiudete per ora e ora, senza avere il coraggio di fora. A credo proprio che non potria neanche di ben dove sia. Lascio solo che a me sprofondo un bel po' fuori da questo mondo. L'è un gran sforzo di volontà che il me che vada malà. Solo sa quel tutto sparisce. E poi l'ultimo a capisci, proprio prima da venire via, che è il salone della testa mia. Grazie. Mi passi la luce nella sala, così vi vediamo. Ah,
Sì, che qua canta a me. Ringrazio ancora una volta Giorgio Andreani, che io dico che ha fatto un miracolo. Non è facile, credete, non è facile mettere su un gruppo come questo e fare uno spettacolo in un teatro così. Lui ci è riuscito. Grazie Giorgio. Prima di lui una sola persona è riuscita a capire che fra le poesie e i Rugolz, la ceccia, l'oliva, c'è differenza. Non si può ogni volta dire a Cvedem del ristorante te devi dire qualche poesia. Non si può, ragazzi, non si può mettere insieme l'acqua e l'olio. Prima e lontano dai pasti bisogna recitare. Dopo si può fare quello che si vuole. Adesso può mangiare quello che si è perso, insomma. Ok? È stata... Io comunque sono fortunato perché sono riuscito a vedere, senza volerlo, a vedere 26 libri completi, fatti, da regalare. Ormai non ci sono neanche più in giro. E questo dalla fondazione della Cassa del Risparmio, che dava un contributo al dopolavoro per pubblicare qualche libro. Credo che ancora qualcuno ce ne sarà in giro, però pochi. Quindi quello che avete sentito stasera, tenetelo in mente, ragazzi. Perché... Grazie a tutti. Grazie. Se volete, concludiamo con un segreto, con la musica, e vi salutiamo tutti. Un segreto. Faccio anche una comunicazione di servizio. Il Filarmonico Rossini, il coro, sta facendo le audizioni. Chi fosse interessato si informi qui all'ingresso. Buonanotte a tutti. Yeah.
L'olsa capì ma me.